Ciao a tutti, allora sarò mini, proprio mini video haul. Ieri, che era sabato 16 se non sbaglio, sono stata a Varese con mia sorella e ci siamo andate perché eravamo alla ricerca di un regalo per mia madre, perché ha 19 compagni anni, e abbiamo fatto un giro da Zara e H&M, e da Zara ho preso 3 cose e da H&M ho preso 2 cose. E all'inizio non volevo fare questo video perché non ho preso nulla di che, però ho detto, cioè non guasta, perché non farlo, no? E voglio consigliare alle ragazze che sono nella provincia di Varese di fare un salto da Zara, perché, oh mio Dio, hanno fatto un mini settore dedicato alle cose in saldo, alle cose che non hanno venduto durante i saldi. E secondo me quelli di Zara sono così, diciamo, così desiderosi di liberarsi delle cose della scorsa stagione, che hanno messo a dei prezzi veramente molto molto bassi, perché assolutamente Zara ha dei prezzi veramente piuttosto alti secondo me. E ci sono diverse cose, ok, che non ci sono tutte le taglie, poi ci sono diverse cose dei prezzi molto accessibili. Io ho preso 3 cose che sono molto molto contenta, quindi il mio consiglio è, se siete della zona o se potete farci un giro, andateci, perché veramente c'è tanti, non tantissimo, poi ci sono diverse cose molto carine dei prezzi che wow. Comunque da cinema ho preso 2 cose. Ho preso questa matita per le sopracciglia, questa qui è la colorazione dark brown e c'è anche light brown. E l'ho presa perché non mi piace più la matita di Essence che sto usando, e quindi ne volevo un'altra, volevo sperimentare qualcosa di nuovo. E ho visto questa qui e ho detto, perché non prendiamola. E questa qui l'ho pagata 1,95 ed è un marrone scuro, quasi, diciamo, quasi nero, però un marrone scuro che mi piace tantissimo. L'ho usata oggi per fare le sopracciglia, sono veramente molto molto contenta. E ha anche questo, diciamo, pettinino qua per pettinare le sopracciglia. Questa qui è quella di Essence che ancora non ho finito. Comunque quella di Essence, se non sbaglio, costa 1,99, quindi la differenza è veramente minima. Comunque quella sopra, quello marrone scuro di H&M, e quella sotto di Essence. E come vedete, questa qui di H&M è molto più intensa, molto più scura, e sono molto contenta perché ultimamente sono un po', diciamo, un po' fissata con le sopracciglia molto, come dire, molto strong, molto scure, e questa matita proprio fa il caso mio. E c'erano diverse cose, hanno riempito un po' la zona dedicata al make-up qui a Varese. E poi da Varese alla cassa ho visto che c'erano questi orecchini, e questi qui mi ricordano tantissimo quelli di Moschino di qualche stagione fa, e sono, diciamo, dei cerchi con questo dettaglio qui che non so come chiamarlo, e dietro sono fatte a clip. E queste qui le ho pagate 6,95 e penso utilizzarla durante l'estate con i capelli raccolti, uno chignon molto alto, questi orecchini per completare l'outfit, perché secondo me è uno di quei pezzi che fa l'outfit molto molto carini. E non so se ci avete fatto caso, però io ho notato che H&M ha alzato di pochissimo i prezzi di alcuni accessori e di alcune collane, e questa volta stranamente H&M Varese è veramente molto molto fornito, soprattutto la zona dedicata agli accessori. C'erano veramente tantissima roba, assolutamente non c'è mai niente, però c'era tantissima roba anche nella zona dedicata alle, diciamo, a H&M donna. C'è veramente tante cose veramente molto carine, delle borse veramente molto carine. E niente, da Zara, come vi ho scritto su Facebook, ho preso 3 cose. Ho preso questa cintura che, wow, questa qui è dorata e ha questo nastro colore bicocca che è all'interno di tutta la cintura. E c'era anche un in fucsia, però questa qui è più utilizzabile secondo me, la posso sfruttare di più. Questa qui inizialmente costava 19,95 e l'ho pagato 4,99. E questa qui l'ho presa non da utilizzare come, diciamo, come una classica cintura, perché ovviamente, cioè, non è da utilizzare come una classica cintura. L'ho presa per, diciamo, per completare gli outfit, per spezzare un po', non so, se sono vestita da tolta black, cosa molto probabile, o tolta white, oppure per chiudere i cappotti molto grossi, non uno molto grosso che è anche chiuso con i bottoni ma è molto largo, quindi una cintura di questo genere ci sta bene. O anche con un gilet, se avete un gilet un po' largo, una cintura del genere è molto molto carina. C'era anche il fucsia, come vi ho detto, e ha questo fiocco che secondo me è un po' inutile, che non capisco cosa sta a fare,
Però è carino, è in raso questo, diciamo, questo nastro color albicocca. E questa qui è la chiusura, fatta così, e poi regolate voi dove volete, scusate, dove volete chiuderla. Poi vabbè, rimane questa parte qui che penzola. Molto molto carina. C'erano diverse cinture, tutte 5, cioè 4,99, però c'erano le cinture molto carine, però questa qui mi è piaciuta di più e penso sfruttare di più questa qui. Poi la vedo, ormai sto iniziando già a pensare alla primavera, la vedo già più, diciamo, molto più primaverile. E da Zara ho preso un pantalone che mi è piaciuto tantissimo per il colore. Ho diversi pantaloni colorati, ho dei pantaloni rossi, rosa, gialli e blu, però non ho dei pantaloni verdi. E come ho visto questo qui, ho detto lo devo prendere assolutamente. Questo qui inizialmente costava 29,95 e scontato l'ho pagato 7,99, quindi sono contentissima. Ed è una 46 e mi sta giusta giusta. E ha questa zip sulla caviglia, molto molto carina. E l'ho preso anche perché non ho niente di questo verde e ho visto che questa tonalità di verde sostituirà, dicono che sostituirà il colore bordeaux, quello rosso vino che c'era tantissimo durante l'inverno. E quando ho visto questo qui mi sono ricordata di averlo letto da qualche parte, quindi ho detto lo devo prendere. C'erano diversi colori, c'era anche in bordeaux e un altro colore, poi c'era un vestito che mi ha, wow, era bellissimo, solo che stavo malissimo, cioè facevo proprio schifo. È un vestito a tre quarti verde, di questa tonalità di verde, aveva il colletto molto sottile in nero, diciamo finta pelle, veramente molto molto bello. Mi vedevo già con quel vestito, quando l'ho provato facevo schifo, mi stava malissimo. Erano rimaste solo L e sopra mi stava bene, ma sotto, dato che ho un sedere molto esagerato, sotto faceva proprio schifo, quindi ho detto di non prenderlo. Mi sono detto di non prenderlo, se non sbaglio costa sui 13 euro, quindi cioè se andate mi consiglio di provarlo, perché è veramente un bellissimo vestito. Cioè secondo me con quel vestito fate un'ottima impressione, è veramente molto bello come vestito. E infine da Zara ho preso, oh mio Dio, la cosa più bella che ho preso durante questi saggi di tutte le cose che abbiamo usato nei video precedenti, questa qui è la mia preferita. Questa bellissima, stupenda, favolosa clutch fatta a box, a scatoletta, che oh mio Dio, cioè è stupenda. Questa qui non era nel negozio, era vicino alla casa, cioè poi dove mettono gli orecchini, dove mettono gli occhiali da sole e i profumi, proprio vicino alla cassa. E meno male che l'ho notata, perché stavo guardando gli occhiali da sole, voglio degli occhiali da sole, non c'era niente che mi piaceva, quindi non ho preso nessun occhiali da sole. Comunque ho intravisto questa clutch e ho detto oh mio Dio, è lei, perché l'avevo già vista sul sito, no? E l'ho presa, c'era una signora che era lì così, l'ho presa perché sapevo già che era quella. Ho pregato che fosse a un prezzo ragionevole e così era. Questa qui inizialmente costava 59,95, cioè manco se fosse stata Bill Gates l'avrei comprata. E poi adesso scontato l'ho pagato 14,99, quindi oh mio Dio, ho fatto l'affare di questo inverno. Contentissima, contentissima. E si apre così, all'interno anche la catenella, però penso di utilizzarla così da mano. E non so se ce n'erano altre, perché secondo me le mettevano una a una, perché c'ero già stata, ero andata settimana scorsa perché dovevo contarmi con delle amiche e non l'avevo vista, quindi non so, magari andate a vedere. C'erano diverse clutch, quelle non rigide, quelle un po' molle, quelle con tipo con le borchie, però questa qui secondo me, wow, ne volevo una così da tantissimo tempo e quando l'ho vista ho detto la devo assolutamente prendere. E niente, questi erano i miei ultimi acquisti. Avete visto, non ho preso nulla di che, però mi andava di parlare, di interagire con voi. E
stavo dimenticando di una cosa. Molto probabilmente il mio prossimo video sarà un video lookbook, un video sulle tendenze primaverili che intendo sfruttare, che intendo utilizzare. Non le farò tutte, prenderò spunto da alcune tendenze invernali, le adatterò un po' alla primavera, e volevo sapere se la cosa vi può interessare. È un'idea che ho preso da Avia, lei ne aveva fatto uno simile l'anno scorso, un video sulle tendenze primaverili, e nell'info box metterò il link del suo video, così potete farvi un'idea. E niente, fatemi sapere se la cosa vi può interessare e attendo una vostra risposta. E niente, vi ringrazio tantissimo per l'attenzione e ciao.